Oggi make-up challenge e mi trucco solo di rosa. Innanzitutto partiamo dal primer e quello più rosa che ho è l'Hello Good Stuff di Essence, che è un siero primer al cocomero. Devo dire che non è niente male, non mi dispiace, però preferisco questo qua, il Fix and Last. Mi piace di più l'effetto che ha sulla pelle, però appunto è rosa, quindi utilizziamolo. Come fondotinta utilizzo il Bare With Me di NYX Blur nella colorazione 06 e devo dire che lo preferisco adesso in estate perché d'inverno con la pelle secca si notano un po' tanto le pellicine, invece adesso sudando un pochettino riesco a domarlo meglio e quindi non ho ancora quella pelle secca che appunto tira fuori pellicine e tutto. Quindi per ora lo continuo a utilizzare, poi sicuramente d'inverno utilizzerò altro perché ne ho altri di preferiti e questo insomma non mi viene da utilizzarlo. Come correttore invece utilizzo l'Oh My Love di Clio Makeup nella tonalità 07, è uno dei miei correttori preferiti in assoluto perché corregge benissimo le occhiaie, si setta da solo, quindi non ha neanche bisogno di tanta cipria. Se avete un contorno occhi, diciamo non troppo troppo secco, è perfetto così perché appunto si setta, non avete bisogno della cipria che vada ad aumentare l'effetto secchezza. È veramente veramente super valido, quindi io è già un po' che ce l'ho questo qua aperto, quindi l'ho già provato molte molte volte. Devo dire che sono sempre rimasta super soddisfatta, come per tutti i prodotti di Clio. Fisso le sopracciglia prima che me ne dimentico e utilizzo questo qua di Essence che è Fix It Like a Boss. Devo dire che non è niente di che, si fissa leggermente, però non è che tipo la Brow Glue di NYX. Io preferisco mille volte quella, perché comunque una volta applicata le sopracciglia rimangono lì e non si muovono neanche a piangere. Invece questo sì, una volta si asciuga rimangono un po' lì, però se poi passate col dito vengono via, cioè si muovono. Quindi insomma va bene che è un prodotto low cost, però tra i due è meglio prendere quello di NYX, che comunque lo costa anche quello perché dura molto molto di più. Come bronzer in crema rosa non ho nulla, quindi vado applicando il blush. Ne applico un po' qua così. Questo qua è di Essence, è il Baby Got Blush nella colorazione 30 Rosé All Day. Devo dire che non sono niente male questi prodotti per essere comunque veramente super super low cost, sono belli pigmentati, si sfumano super facilmente e comunque durano un bel po' di ore, quindi secondo me sono super approvati. Come cipria utilizzo la Pure Beauty di Astra, che è questa banana powder e devo dire che non è male, è comunque sottile. Però non lo so, forse sarà per il pack che è un po' grosso, non mi viene da utilizzarla. Utilizzo sempre l'All About Matte di Essence oppure la Brighten Up, sempre di Essence, perché comunque sono compatte, sottili e le ho sempre a portata di mano, quindi utilizzo principalmente loro. Però comunque anche questa è una cipria veramente, veramente super valida e appunto low cost. Ok, ora passiamo alle polveri e come bronzer utilizzo questa palette di Essence che sì, è un rosa un po' antico e utilizzo appunto questa, vado ad utilizzare questo colore qua. Ok, quindi lo vado ad applicare con un pennello angolato in maniera abbastanza leggera, comunque vado giusto appunto a scaldare tutto il mio viso. Devo dire che anche questa palette non è niente male. Anzi, è bella pigmentata comunque, quindi dosate e sbattete sempre l'eccesso prima di applicarla sul viso. Come blush utilizzo il Cutie Love di Clio nella colorazione Momo Peach, che è questa qua, bellissima, la mia preferita, perché questi blush sono veramente, veramente super pigmentati e mi piacciono veramente tantissimo, poi danno questo tocco di colore super bello acceso al viso che mi piace veramente tanto. Come illuminante la palette di Mesao dalla Wow Glow e utilizzo questo qua rosa appunto.
lo prendo col mio pennellino e lo applico. Questi illuminanti sono veramente, veramente pazzeschi, sono bellissimi. Non evidenziano troppo la grana della pelle, si vedono, ma comunque rimangono belli naturali a me. Veramente, guardate qua, piacciono un sacco. Ora direi di passare agli occhi e come primer base trucco utilizzo questo qua, che è l'ombretto in crema di Clio Frappè Rosé, che è uno dei miei preferiti di ombretti in crema perché ha la giusta consistenza. Ce ne sono alcuni che sono un po' più morbidi e secondo me sono un po' più difficoltosi da applicare. Invece questo è un pochino più duro, quindi lo si riesce ad usare bene. E si sfumano in 2 secondi e soprattutto si fissano subito. Quindi mi raccomando, poco alla volta, perché se ne mettete troppo, fa schifo perché vengono le pieghette, si crepa, è brutto. Quindi poco alla volta, al massimo aggiungete più avanti. Come palette occhi utilizzo queste due di Morphe che sono veramente bellissime e sono tutte rosa. Cioè, guardate qua, guardate questi due shimmer. Bellissimi. E l'ho presa a Londra, però Morphe spedisce in Europa oppure c'è da Douglas, viene rivenduto, quindi lo trovate. Anche questa qua è un'altra mia preferita, sono veramente bellissimi gli shimmer e anche gli opachi sono belli pigmentati. Quindi prendo questo ombretto qua con un pennello da sfumatura, sbatto sempre l'eccesso e lo vado a sfumare nella mia piega dell'occhio, così come colore di transizione. L'angolo esterno prendo questo colore qua con un pennello a penna, quindi sbatto sempre l'eccesso e lo applico nell'angolo esterno per creare un po' di profondità. Applico questo ombretto anche nella rima inferiore, giusto per riprendere tutti gli stessi colori. Poi dall'altra palette utilizzo questi due shimmer, quindi il rosa Barbie, è bellissimo, e lo applico così tamponandolo verso l'inizio della mia palpebra, giusto per dare questo tocco di colore un po' diverso. E poi applico questo qua più chiaro nell'angolo interno per creare il solito punto luce. Ok, ora mascara e utilizzo la I Love Extreme di Essence, che è un mascara pazzesco. Fa delle ciglia bellissime. E comunque la mascara, come vi dico sempre, cambia totalmente lo sguardo e il look. Ora sulle labbra applichiamo il lip kit di Kylie nella colorazione appunto Kylie. Faccio il contorno delle mie labbra con la matita. Bene, devo dire che questo lip kit non è niente male, mi piace, però tra i due prodotti preferisco la matita labbra che è più morbida, invece la tinta è un po' pesante. Ora applico la tinta principalmente al centro e poi pian piano la vado a sfumare insieme alla matita in modo tale che sia tutto ben omogeneo. E questo è il risultato finale del make-up. Mi piace veramente un sacco. Fatemi sapere voi cosa ne pensate.